situazione veramente sta diventando un po' pesante un po' per tutti, non solo per la zona rossa, sta diventando pesante. Purtroppo è già passato un anno e ancora siamo nella stessa fase di un anno fa, non è cambiato nulla. Purtroppo ci stanno tanti ragazzi e ci stanno tante persone che sono ormai stufe di stare chiuse dentro casa, che le devo dire? Mi auguro che finisca il più presto, almeno. E praticamente ci stanno queste transenne che sono veramente... sono inutili perché tutta la gente si va in canalà in un unico posto, no? E invece se si togliessero si vanno un po' più a disperde, tra virgolette, adesso c'è più rischio. Cioè, se volevano fare qualcosa, cioè, avrebbero potuto aumentare le linee su diverse metro. E non ti dico che ogni mezz'ora passa e là è sempre pieno. Allora, ci sono tante persone, c'è una bella energia, sicuramente stanno tutti approfittando di uscire per gli ultimi, stanno sparando le ultime cartucce, diciamo. È una presa in giro perché che si chiudono le scuole, si chiude la gente dentro casa e poi le metro sono stracolme, gli autobus non c'è distanziamento e non c'è niente, perché lì è il virus che fa, si ferma e dice no sull'autobus e non entro perché non c'ho il biglietto. Questo ultimo weekend, come previsto, abbiamo un afflusso notevole, però finora abbastanza ordinato, non abbiamo riscontrato situazioni di criticità, abbiamo fatto i consueti interventi di alleggerimento invitando le persone a non stazionare, a non fermarsi, quindi a non assembrarsi.